Sì, sicuramente sono stati grandi successi perché lei è partito nel 2009, siamo avuto i primi 2 o 3 anni un po' difficili anche perché è partito in concomitanza con la crisi finanziaria, quindi l'inizio è stato un po' stentato, poi abbiamo apportato anche grazie a tutta una serie di lavori fatti insieme alla comunità finanziaria dei miglioramenti anche alla microstruttura e poi nel 2012 il mercato è decollato. Oggi abbiamo 115 società, ma ce ne sono state 158 che si sono quotate ed è un bellissimo risultato perché la qualità di queste aziende è straordinaria. La presenza qui di Confindustria e del MEF testimonia che c'è bisogno di fare sistema. Assolutamente, fin dall'inizio avevamo coinvolto sia il MEF che la Confindustria, è fondamentale fare sistema, non c'è la possibilità di operare da soli perché questi sono mercati complessi, sempre in competizione tra l'altro con altri mercati internazionali anche molto più grandi di noi e quindi dobbiamo essere assolutamente tutti uniti perché soltanto attraverso l'unità e il sistema che si possono ottenere risultati. A proposito di mercati europei, all'indomani dalle elezioni molti parlano di aumento di volatilità, lei cosa ne pensa? Ma io non credo, mi sembra che non è che sia cambiato molto, a parte magari qualche ribilanciamento che abbiamo visto nel risultato italiano, ma all'estero diciamo quella che era il possibile risultato dei cosiddetti partiti populisti non è stato sicuramente in linea con le previsioni, anzi è stato molto più modesto di quanto ci si aspettava e credo che questo fosse quello che avrebbe potuto generare preoccupazione, quindi credo che il risultato non darà nessuna volatilità.